Veramente ringrazio Cristina Rossello perché oltre a essere un'amica insostituibile ci stupisce sempre con delle cose eccezionali. La serata di stasera è importantissima anche perché noi siamo tutte donne, io personalmente sono una nonna in carriera, ecco direi non una donna in carriera, però abbiamo proprio la volontà e il desiderio di partecipare alle giovani donne questa nostra esperienza e di affiancarle nel loro cammino. Io una piccola parte di questo la facciamo attraverso il nostro museo, aprendolo alle scuole, e poi abbiamo tesi di laurea, devo dire, nelle materie più disparate sul nostro museo. Si parte dall'architettura per la struttura nella quale si è ospitato il museo, fino non so, alla farmacologia, perché la rifinizia è anche un prodotto utilizzato nell'ambito farmaceutico. Questo è un primo impegno. Un altro impegno nell'ambito dei Cavalieri del Lavoro, che mi dispiace per Silvia Sacchi, ma è intraducibile al femminile. Sono anche Chevalier du Tastevin, questo ci tengo a dire, oltre che Cavaliere del Lavoro, che mi pare un po' più divertente. Anche lì seguo, in particolare per il gruppo Mezzogiorno nel direttivo, il rapporto con il collegio universitario, perché se non lo sapete questa potrebbe essere un'opportunità per giovani donne. I Cavalieri del Lavoro sostengono un campus universitario a Roma, e devo dire con una notevole incidenza sul bilancio della federazione, dove si accede soltanto per merito e dove si studia gratuitamente. Quindi offro questa mia piccola competenza. Ritengo che il primo valore aggiunto del progetto sia l'avvocato Cristina Rossello, con il suo entusiasmo, con la sua tenacia, e poi stasera abbiamo visto questo universo femminile, direi complesso, sfaccettato, variegato, ma non solo ricco di professionalità, di competenze, ma anche di tanta passione e di voglia di trasmettere, perché io ritengo, ecco, vengo da un'azienda familiare che si passa il testimone di padre in figlio, ritengo che saper passare alla nuova generazione, alla next generation, i propri ideali, i propri valori, sia la cosa più importante.